Alla vigilia di una nuova stagione con grandi ambizioni, Banca Macerata Volley si presenta nella nuova sede del gruppo Fisiomed a Sforza Costa per una rinnovata collaborazione, un doppio ruolo, sponsor ufficiale e medical partner per il gruppo guidato da Enrico Falistocco, che ha incitato i ragazzi della Pallavolo Macerata vicini alla quarantennale di attività. Non è una squadra qualsiasi, è una squadra che fa il campionato professionistico, per cui diciamo tra parentesi avvalora ancora di più i nostri interessi. Sono interessi naturalmente alla cura del territorio. Il nostro obiettivo primario, come per la pallavolo Macerata, è importante questo, no? Oggi diciamo presente anche la banca, quindi cerca di dare tutti quei servizi per curare le problematiche del territorio. Noi dall'altro lato facciamo altrettanto, e forse lo facciamo anche in maniera più medico-scientifica per il ruolo che abbiamo. E se questo gruppo è cresciuto moltissimo, possiamo dire, con questi centri medici, ne sono 5, di cui 2 a Macerata, 1 è quello dove siamo presenti, e il motivo è questo, cioè naturalmente c'è crescita, c'è sviluppo, c'è esigenza da parte dei pazienti di richiederci sempre più servizi, e soltanto così che possiamo naturalmente adoperarci per questo fine. Il perché naturalmente di questa struttura, che andremo a inaugurare poi il prossimo mese, nasce appunto da questa necessità. Oramai siamo presenti, è vero che il mondo sportivo esercita un ruolo importante, fondamentale, però naturalmente noi siamo presenti con tutti coloro che naturalmente si avvalgono delle nostre strutture. Dicevo, questa è una struttura importante per quella che è la parte relativa all'aspetto diagnostico, quindi con una risonanza magnetica da 1,5 tesla, con un attacco da 128 strati, e per gli addetti ai lavori sa bene di che cosa stiamo parlando, per una combine, per una mammografia 3D, insomma per tutto l'apparato ecografico. È ovvio che non siamo sorti oggi, noi eravamo presenti anche ieri in tutto ciò, in più sedi, chiaramente non come questa, e però vorrei mettere in evidenza anche un altro aspetto che secondo me non è banale: tutto quello che vediamo poi lo possiamo toccare quando dietro tutti questi strumenti fondamentali naturalmente c'è l'aspetto umano, cioè le risorse umane che sono fondamentali per far funzionare tutto e farlo funzionare bene. Oggi siamo con loro, che naturalmente è una squadra fondamentale per il territorio, però sappiamo perfettamente che loro sono, diciamo, ricoprono un ruolo notevole a livello nazionale. Devo dire che altre soddisfazioni ci sono venute anche da squadre minori, per cui questo è un, come posso dire, è un stare bene con loro, cercare di essere in grado di soddisfare quelle che sono le loro esigenze, cercare di godere delle loro vittorie, perché una loro vittoria è una nostra vittoria, e questo lo posso dire con franchezza, perché spesso e volentieri ci troviamo a rimettere in pista situazioni in cui soltanto la velocità consente di forse ottenere dei risultati dopo. Chiaramente non nascondo che c'è anche un po' di sofferenza quando si perde, però soffriamo tutti, come naturalmente fa parte un po' della nostra vita quotidiana. Dopo 40 anni siamo ancora ai nastri di partenza, quest'anno con tante novità: campionato nazionale di Serie A3 maschile, squadra rinnovata, guida tecnica cambiata, Maurizio Castellano guiderà tecnicamente appunto questa squadra. In società abbiamo avuto anche noi dei cambiamenti, nel senso che abbiamo inserito una figura importante, che è quella del direttore generale, che è Italo Ullo, quindi ci aiuterà a crescere, a consolidarci. E oggi siamo qui da Fisiomed proprio per ringraziare e testimoniare la vicinanza di un partner importante che da tanti anni ci segue come Fisiomed. Vicinanza con noi che ci permette di assicurare ai nostri ragazzi, sia della prima squadra ma anche delle altre, ricordiamolo, tutto un supporto medico e fisioterapico e diagnostico di primo ordine. Velocità e professionalità sono due qualità importanti per chi deve appunto affrontare una stagione impegnativa come quella che ci accingiamo ad affrontare. Diciamo che l'obiettivo è quello, dal punto di vista sportivo, sicuramente di far bene.
Abbiamo fatto una squadra che secondo me è una squadra equilibrata, che a detta anche degli addetti ai lavori sicuramente reciterà un ruolo da protagonista nel campionato. Quindi posso dire da ora che sicuramente saremo protagonisti. Poi il risultato finale dipende da mille variabili, speriamo che comunque possa essere quello che tutti ci auspichiamo. Siamo felici di avere questa partnership con Physiomed, perché ci tutela dal punto di vista della salute ed è la cosa basilare. Ci teniamo molto, l'allenatore è, oserei dire, quasi, se mi permettete il termine, fissato su questa cosa, per cui Physiomed per noi è un partner di eccellenza e di grandissima importanza. Io ho lavorato molto con Italo, ovviamente abbiamo trovato il giusto compromesso sulle mie idee e le sue idee. Penso che sia nata una buonissima squadra, fatta di ragazzi, che non è una cosa scontata, tutti dicono bravi ragazzi. Per me bravi ragazzi è che è molto disponibile al lavoro e a seguire anche le mie idee, che non sono le idee dell'allenatore che c'era prima o di altre persone con cui loro hanno lavorato in precedenza. Quindi la disponibilità e l'educazione penso che sia una delle cose importanti nella costruzione di un gruppo, che per un campionato di quella 3, che negli ultimi anni sta facendo un salto di qualità di anno in anno, stanno crescendo molte realtà tipo Macerata, ambiziose, con volontà di creare un bel movimento, il livello si sta alzando. È anche una bella nicchia per ragazzi giovani che vogliono imparare e ragazzi meno giovani che si vogliono rilanciare. Un gruppo a livello di squadra incredibile, la maggior parte già li conoscevo, tutti grandi lavoratori, grandi giocatori, quindi per ora sono molto contento. Società, una società impegnata che punta a fare tanto e spero insomma che possiamo raggiungere gli obiettivi rimposti alla società.